After eons of tyranny, the demon god Adir was finally overthrown by humanity. Though fear of his terrible power endured. And so was formed the Hallowed Sentinels. Our duty being to stand vigil for signs of his return. Even exile to another realm could not silence the fallen god forever. And in time, Adir's malignant influence pervaded the world once more. In his hunger for vengeance, Adir orchestrated the return of his demonic army. Light was swallowed by shadow, and with it, hope. A new, grim champion arises, the Dark Crusader. And perhaps it will indeed come to pass that only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale, benvenuti ovviamente se è la vostra prima volta. Come vi dico sempre, in questi casi sono il vostro Sion True Silver e anche oggi vi porto un video di Lords of the Fallen. Cosa faremo in questo video? Un video breve, speciale, andiamo a vedere cosa succede a livello di filmato se sconfiggiamo il mietitore di luce subito alla prima battuta, quando lo becchiamo la prima volta. Quindi adesso, come vedete, ci diamo i nostri buff per la nostra build immortale, come la chiamo io, e ci recchiamo giù di qua, siamo a inizio gioco, la prima vestigia, proprio la primissima vestigia, e lo andiamo a sfidare. Prima dovremo vedercela con Cavaliere 8, come ben sapete, e poi ce la vedremo con il mietitore di luce. Ecco lì, 8. 8 del Sacro Valore. Dammi quella lanterna, vediamo se te la do la lanterna adesso. Questo è il boss iniziale dove sapete, in teoria dovreste morire qua. Però noi vediamo di gestircelo in modo. Adesso vieni picchiato. Spostiamoci, ok. Ci fa già il piacere di scendere? No, farà un'altra fiammata. Adesso arriva in picchiata e dopo questo arrivo in picchiata sicuramente ci salta addosso, dai. Non ho dubbio. Ci ridiamo il buff dell'arma. E ci prepariamo, dai. Forza, sotto. Yeah.
Ha pensato bene di risalire sul drago, perché ha detto qua è malatempo, come si dice. Adesso ci arriva la grossa impicchiata. Se lo togliamo di lato, vediamo se già farà un'altra fiammata, probabilmente. Spostiamoci di qua. Ok, doppia rotolata, ne bastava una. E ora dovrebbe arrivare impicchiata addosso a me. Ecco, stavolta mi ha preso, adesso l'ho visto lì. E ora fa un'esplosione, quando muore mi tiro di luce, sapete che fa un'esplosione e muore così. Ottenete il parassita, la carne del mietitore di luce, il residuo umbral e se andate in umbral, appunto, aspettate che adesso qui come sempre sbaglio, avete visto che c'è stato il filmato con il viandante di ferro, se andate in umbral potete già vedere contro Iorego il cavaliere maledetto. E qui ottenete il ricordo del mietitore di luce, così facendo. Abbiamo anche una lanternina, ma io non voglio mostrarvi altro, volevo mostrarvi solamente questo. Quindi, ragazzi, che dire, se questo piccolo video per vedere a variante di cosa succede se uccidete il mietitore di luce subito all'inizio vi è piaciuto, vi chiedo come sempre di piazzare un pollice su, un like per supportare il canale. Oppure, se volete, come sempre, vi invito ad iscrivervi al mio canale per sapere, attivando tramite la campanella in alto a destra di YouTube, quando pubblicherò con la notifica qualcosa di nuovo, post, short, live, qualsiasi cosa. Vi lascio anche in descrizione, come sempre faccio oramai ultimamente, anzi già da un po' di tempo, tutti i miei social, Facebook e Instagram, per seguirmi attivamente se volete sapere quando e come pubblico qualcosa di nuovo. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video e ovviamente grazie a tutti per aver visto questo di video.